Denen, il disco si chiama Heaven, siamo in paradiso con Aldo Rock, mancano pochi minuti a mezzogiorno. Questa mattina sui quotidiani viene riportata una statistica secondo la quale le palestre in questo momento stanno lavorando tantissimo, da una parte perché sono loro bravi a reclutare la gente, ti chiamano a casa, se sei iscritto, se hai avuto anni fa una tessera, ti chiamano e ti dicono: giovane, hai preso qualche chilo durante le vacanze? Hai preso qualche chilo? E la risposta è inevitabilmente sì. Allora vieni, se qua, vuoi, c'è vieni una tariffa qua speciale. Facciamo tre mesi, un mese te lo regaliamo in noi. In ogni caso questo è il momento dei buoni propositi, no? Dopo essersi un po' sfondati, o in ogni caso sempre quando comincia una nuova avventura ci si mette un po' d'impegno. Sì, è vero, dopo Natale tutti hanno messo. Allora, i 3 chili sono fisiologici. Ok? Ma cioè, la cosa non si fa per darsi delle giustificazioni. Cioè, nel senso che. Quindi tu ne hai presi tre. No, okay, no, no, io no, non ho preso. No, 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 non ho preso. È normale, cioè, diciamo che l'atleta che magari rallenta un po'. Ed è giusto rallentare perché il tuo corpo deve recuperare, che rallenta un po', ha mangiato un po' di più, prende questi 3 chili. Poi ci sono delle situazioni invece patologiche. Prima ti parlavo di questo ciclista che a un certo punto, dedito all'alcol, col padre ciclista morto alcolizzato, si è messo a fare una dieta ferrea perché voleva ritornare in forma. Quindi anche addirittura erano preoccupati durante le gare che lui non mangiasse. Allora gli davano da mangiare perché in pratica pedalava e con degli ottimi risultati, ma non mangiava più. Quindi anche questo non va bene. Quindi bisogna trovare il cosiddetto equilibrio. Quindi è giusto riprendere, andare in palestra, ed è giusto ad esempio mettersi subito degli obiettivi. Se voi non vi ponete degli obiettivi, guardare Valentina Tosoni, che è una, diciamo, una nulla facente, dico bene, quasi. Okay. Allora, quasi nulla facente. Guida 2010 per gli esordienti. Per i nulla facenti. Per gli esordienti, chiamiamo gli esordienti. Sono la stragrande maggioranza, esatto, dei nostri ascoltatori. Allora, la guida è questa. Dunque, l'obiettivo è riuscire a fare, diciamo, i canonici dicono una 5 km a marzo, ok? Mm-hmm. Vabbè. Io dico una 10. Almeno 10. Almeno 10. Almeno 10. Almeno 10. A marzo 10 km. Vabbè, domani correndo anche piano. Lunedì, dai. Quindi tre volte la settimana. Sì, tre volte la settimana. Potete alternare. Ma io non ho tempo, portare. Potete alternare, ad esempio, un'uscita da 20 minuti, okay. E poi magari anche così della corsa e della camminata. Però la corsa un po' veloce, cioè dovete in pratica quelle che gli atleti chiamano ripetute, le dovete fare anche voi, camminando e un po' correndo, e questo lo dovete alternare alla vostra corsa di 20 minuti normale. Perché dico questo? Perché è risaputo ormai che gli atleti migliori, che hanno le performance migliori, parlo degli amatori, sono quelli che cambiano un po' il ritmo. Cioè, certo, non dovete fare sempre la stessa cosa. Okay? Sì. Quindi d'inverno, anche agli altri, i non esordienti, dovete fare un po' delle campestre, dovete fare un po' il trail, dovete andare anche sul tapirulan in palestra e fare delle ripetute in palestra. Cioè, dovete fare tutto, correre in mezzo alla strada, anche la notte. Contromano. Contromano, bravo. Non è obbligatorio. Esatto, ecco, hai detto una cosa giusta. Cioè, se voi correte la notte, l'altra cosa che voglio dire, dovete correre contromano e avere, vedete, questo si chiama scotch light. Prima elementare mi hanno insegnato che si corre, che si cammina guardando. Però sai che ci sono, adesso in America ci sono stati molti corridori, molti runner morti investiti dalle macchine. Allora cos'è successo? Addirittura le commissioni, perché in America non sono mega come in Italia, le commissioni hanno detto: allora voi produttori di abbigliamento sportivo fate delle cose luminose, di modo che si possono organizzare. Cadono i frangenti, certo. Ecco. È successo anche al direttore di, se tu leggi Runner's World, il direttore di Runner's World stava investendo un corridore una sera, si è spaventato in macchina, l'ha schivato all'ultimo minuto. Quindi se andate a correre la sera, dovete essere, durante la Race Across America mi dicevano: Aldo Rock,
tu devi essere come un albero di Natale, cioè dovete essere così. Quindi alla fine il consiglio è fate qualcosa almeno 3 volte alla settimana, basta veramente anche poco, non fate finta di non avere il tempo perché non è vero. E poi dovete recitare, prima parlavo di questo Bradley Wiggins, dovete recitare la preghiera degli alcolisti anonimi. Vai. Che? La preghiera dice: Dio mi ha concesso la serenità di accettare quello che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quello che posso cambiare e la saggezza di capire la differenza tra le due cose. Che bella frase, non è tua questa? No, è degli anonimi alcolisti. Tu bevi? Io no. Grazie, buon weekend a tutti. Ciao.